Sono arrivato all'aeroporto di Lages, sull'isola di Terceira, parcheggiato, lasciato le coordinate per il mio uomo alla vana che mi noleggia la macchina così se la riprende, e vado a fare check-in, pronto per partire. E ragazzi, si va, andiamo. Tranquillo, sono nell'aeroporto di Lisbona e ci dovrò stare un bel po'. Mi hanno ritardato anche la ripartenza di un'ora in più, quindi ho un bel po' di ore da spendere qui. Arriverò in Italia praticamente che è giovedì mattina, questa è la storia. Lascio il mondo della tranquillità, della pace, delle persone serene e carine e vado nel mondo della frenesia, del tutti corrono, vai, spacca, rincorri, vai, prendi, aggiusta, corri ancora, rincorri, riprendi. È un ritmo diverso, è un ritmo che non so se sento veramente mio, perché mi piace fare le cose bene, mi piace fare le cose con precisione, con calma, con il gusto di farle e di poter far apprezzare a delle altre persone qualcosa. E quando si corre troppo, quando si è troppo presi dalla frenesia, quando si è disorganizzati, le cose non vengono mai bene. Se vengono bene bisogna proprio accendere un cero, perché è un miracolo, è un caso, è un accidente da non prendere sul serio, da curare con attenzione, perché chi si approfitta della fortuna attraverso la quale le cose vanno bene una volta e spera che così vadano sempre, non va da nessuna parte. Quindi qualunque mestiere tu faccia, il mio consiglio è di prenderti sempre, sempre, sempre del tempo in più per organizzarti, prepararti per tempo, per avere tutto lo spazio mentale per poter poi fermare il mondo, rallentare, organizzare i pensieri, sparare sull'obiettivo, centro target, appena appare.